ancora una volta con queste stelline. Andiamo incontro anche ad un weekend importante. Ricordiamo che proprio in queste ore il Sole forma un trigono con Marte, un aspetto di fuoco veramente che potrebbe regalare un po' di energia ad alcuni segni, ma resta un po' sotto pressione il segno zodiacale del Toro. Poi cambierà insomma questa giostra. Io direi a tutti i nati Toro innanzitutto di prendere le cose per come vengono. Se in questi giorni siete un po' stanchi è normale, perché avete fatto tanto. Poi naturalmente potrebbero esserci anche delle situazioni particolari che dovete cercare di amministrare al meglio per la fine dell'anno, quindi può darsi che anche in vista di questi problemi che ci sono ci sia qualche torellino un po' in ansia per una persona a cui vuole bene. Comunque sappiamo che adesso la cosa più importante, lo dico e lo dirò anche allo Scorpione, al Leone, è amministrare bene i propri conti. E quindi anche per quanto riguarda il lavoro, ricordiamo che dalla prossima settimana ci sono delle novità, ma bisogna tenere quello che si ha. Quindi, in altre parole, entro primavera, poi ve lo ricordo nelle indicazioni generali, sarà bene farsi confermare cose a cui tenete. Quindi è molto importante adesso essere forti, magari siete semplicemente arrabbiati, oppure no, perché non credete verificate, non è detto, vi dico sempre di divertirci con l'oroscopo. Due stelle per il segno dei Gemelli, ecco, voi non lasciatevi coinvolgere da questa piccola o grande bufera che in qualche modo sta coinvolgendo la vostra vita. Ho fatto più volte l'esempio dell'armadio da riorganizzare, quando dobbiamo buttare all'aria un armadio, nel senso che dovunque dobbiamo mettere ordine, e di solito leviamo tutto e poi rimettiamo tutto in ordine, no? Ecco, probabile che adesso voi dobbiate togliere tutto quello che non va bene e riorganizzare. E riorganizzare in che modo? È chiaro che poi ognuno ha il proprio oroscopo. C'è chi riparte da zero, penso ai giovani, penso alle persone che hanno perso qualcosa nel 2020, ma c'è anche da amministrare in maniera diversa quello che già avete. Quindi se siete a capo di qualcosa troverete altre collaborazioni, se dovete mettere a posto un lavoro probabilmente dovrete rivedere alcuni conti. Insomma, siete in partenza per un anno, il 2021, che sarà importante per il segno dei Gemelli. Quindi anche se in questi giorni siete molto confusi, andate avanti. Tre stelle per il segno dell'Ariete. C'è questo trigono Sole-Marte, ma è un trigono molto forte. Il trigono in astrologia rappresenta un aspetto di 120 gradi che dovrebbe dare una buona energia. Per quanto vi riguarda, potrebbe essere un momento di grande forza, poi la prossima settimana lo sarà ancora di più. Io invito sempre, quando abbiamo un oroscopo in crescita, a fare delle richieste, perché non tutto può capitare in 448, però se rimanete vittima di quella stessa agitazione che c'è stata nel corso degli ultimi mesi, non vi godete al meglio il 2021. Siate tranquilli che non vi spronerò più di tanto, perché non ce n'è bisogno. Voi dell'Ariete, nel momento in cui sentite che le cose cambiano, stanno per cambiare, inevitabilmente vi ponete in una condizione di nuova partenza che è sempre benefica. Oggi attenzione ai conti in sospeso e a qualche problema anche di lavoro. Tre stelle per il segno del Leone. Ecco, dicevo prima, tra i segni che dovranno organizzare al meglio anche le situazioni di carattere economico c'è il vostro, quindi è come se in questi giorni vi trovaste di fronte ad un problema da risolvere. Se nella vostra azienda, se a capo di quello che state facendo c'è un po' di confusione o qualcuno rema contro di voi, non sarebbe così strano. Anche perché è facile invidiarvi dal momento che voi volete sempre il meglio. Probabilmente le persone che avete attorno sono un po' ostili. Questa situazione astrologica però è comunque rafforzata da questo trigono Sole-Marte. Purtroppo devo dire che vi dà un'agitazione che non consente però di arrivare ad un fine pratico, quindi più che altro in questo momento siete arrabbiati, siete nervosi, un po' come i Toro, e dovrete però mettere a posto questa agitazione, cercare di farla funzionare, nel senso di regolarizzarla, altrimenti diventa semplicemente suscettibilità. Il segno della Vergine, tre stelle, nulla di grave, insomma non abbiamo gravi problemi in questo momento, anzi la Vergine potrebbe costruire un bel futuro in vista dei prossimi mesi. Tutto il 2021 sarà un anno di conferme, quindi vi dico subito, se il 2020 avete notato che è stato un anno di crescita nei limiti del possibile, perché sappiamo che purtroppo è successo tutto quello che è successo, però io rimango fedele alle mie indicazioni di inizio anno, allora mantenete quello che avete. Insomma, entro gennaio, febbraio al massimo, fate le vostre richieste e dite o si fa come dico io oppure
prendiamo altre strade, avete la possibilità in questo periodo di fare grandi cose. Ricordiamo che dalla prossima settimana Giove non sarà più così forte come negli ultimi mesi e quindi in qualche modo vi ritroverete a dover gestire appunto le situazioni che avete portato avanti nel 2020 con maggiore forza affinché non si disperdano. Il segno del Capricorno, 3 stelle. Si riparte a breve, questione di poco tempo. Non so se avete notato, ma negli ultimi 2 settimane vi ho messo giù in classifica dicendo che comunque questo è stato ed è un anno di crescita, ma che ci sarebbero stati dei blocchi, probabile che li abbiate vissuti. Adesso si superano e si va avanti. Magari con un nuovo progetto in mente, questo senz'altro, ma è difficile rimanere a piedi con un cielo così. C'è tanta fatica per riuscire a fare tutto, ma questo anche perché siete delle persone molto rigorose e molto responsabili. 4 stelle per il segno del Cancro. Finalmente, piano piano, le stelle vi stanno annunciando delle novità, vi stanno chiedendo anche di fare delle cose nuove, dovreste sentirvi un pochino più liberi, anche liberi di mandare a quel paese qualcuno, ricordiamolo. Ma la vera e propria liberazione ci sarà il 17. Dal 17 in poi si sarà libero, perché i Cancro diranno tutto quello che pensano e qui naturalmente ne vedremo delle belle. Si possono sistemare anche questioni che si sono attorcigliate nel 2020 proprio nel 2021. Il segno della Bilancia ha superato la fase più complessa, non posso dire che le ultime 3 o 4 settimane siano state buone per voi. Ma oggi la Luna tocca il vostro segno, quindi mi piace questo cielo perché siete certamente più reattivi anche in amore. Attenzione a non essere troppo drastici nei giudizi. A volte siete impietosi anche nei confronti di voi stessi, non vi giustificate, invece adesso sarebbe il caso di farlo. Lo Scorpione, 4 stelle, sappiamo che questo è un segno zodiacale che ha bisogno di emozioni per vivere bene, ma non di provocazioni. Come per altri segni, il Toro e il Leone, dalla prossima settimana sarà molto importante mettere in chiaro tutte le cose che sono rimaste in sospeso. Quindi dal punto di vista finanziario, dal punto di vista delle relazioni, è un momento particolare. Potrebbero anche salire a galla delle problematiche se qualcuno ha tradito la vostra fiducia o magari vi ha preso dei soldi. Attenzione nelle trattative. Andiamo avanti con il segno dell'Acquario. 5 stelle. Oggi la Luna è in buon aspetto. Sole e Marte sono dinamici. Dalla prossima settimana abbiamo anche un oroscopo molto importante. Quindi posso dire davvero che questo è un oroscopo di forza. Stanno finalmente per liberarsi gli Acquario di tante problematiche. L'Acquario è uno spirito libero, ma a volte nella vita bisogna accettare delle convenzioni, delle regole. Probabilmente dalla prossima settimana non sarà più così. Voglio dare forza al segno dei Pesci, un segno che ultimamente ha vissuto qualche problematica emotiva, affettiva, ma che adesso piano piano può ritornare in sella, considerando anche il fatto che abbiamo una Venere favorevole. Entro metà dicembre dovrete decidere se un amore funziona oppure no. Ancora il Sagittario in prima linea, 5 stelle, Sole in ottimo aspetto, Marte in buon aspetto. Questo è il momento vostro, è il momento dei compleanni, è il momento della grande forza che potete anche regalare agli altri. Quindi sono giornate di estremo rilievo e importanza anche per verificare la tenuta di un amore. La seconda parte di dicembre sarà ancora più importante. A te Giancarlo, mi raccomando, grazie, fai il bravo. Lanciato.